stato un blackout verso mezzogiorno. Alle 10:30 c'è stato un blackout, sì. E per cui non potevamo usare né poste elettroniche né telefono. E per cui siamo riusciti ad avvisare i coordinatori di ambito chiedendo la cortesia di chiamare le scuole, però non tutti sono stati raggiunti. Questo mi dispiace, ti chiedo scusa. Poi per quanto riguarda. Sono stati raggiunti. Purtroppo, voi capite, siccome la questione è abbastanza delicata, voi sapete che la giunta si regge su 2 voti di maggioranza a Napoli, e allora ho dovuto bilanciare i 2 disagi, far cadere il bilancio, spostare l'altro. Allora, ringrazio allora chi è venuto, e la riunione di oggi chiaramente è finalizzata un po' alla ristrutturazione degli ambiti e a vedere quali sono le proposte arrivate che non sono state fatte e se sono emerse altre proposte riguardo alla questione. Passo la parola direttamente alla dottoressa Mazza, che è la responsabile di area, però volevo dirvi che per quanto riguarda voi tutto la questione che ci fa più sofferenza, che è sostanzialmente quella dell'edilizia scolastica, con i colleghi dell'altro ambito, intanto siamo rimasti che a partire da settembre faremo delle riunioni informali, anche, nel senso che verrò io nei vostri ambiti, in maniera che sarà più facile per voi, in maniera da fare una ricognizione un po' più attenta a delle esigenze, magari se c'è scuola da vedere. Mentre invece per quanto riguarda i lavori di edilizia stiamo sbloccando i primi fondi. L'altro ieri abbiamo sbloccato 2 milioni di manutenzione e 1 milione di supplementi e adesso che andiamo in bilancio sbloccheremo il grosso. Del grosso parliamo di una 50 milioni solo per l'edilizia. Il problema è che accendere gare nuove in cui non ci sia neanche il progetto preliminare, non avremo i tempi poi per fare la contrattualizzazione entro il 30 dicembre, perché voi sapete che da quest'anno parte l'allineamento tra cassa e competenza, cosa che riguarda anche la scuola, per cui non basterà impegnare la spesa entro il 30 dicembre, ma bisognerà firmare il contratto, quindi i soldi si perdono. Siccome sono gare che comunque devono essere fatte con una certa procedura, che per quanto accelerata comporta l'assegnazione provvisoria, poi un mese di fermo per fare l'assegnazione definitiva, dopo l'assegnazione definitiva ci sono i ricorsi e quant'altro, sicuramente le progettualità nuove sarà credo quasi impossibile soddisfarle, però abbiamo un mare di pratiche avviate e che sono rimaste sostanzialmente bloccate perché negli ultimi tempi c'è stato un pochettino un problema anche di risorse che sono state non si sono riusciti a spiegare. Però l'edilizia, vi prego cortesemente, magari mi segnalate poi dopo se ci sono difficoltà, visto che c'erano molte segnalazioni, però ne parliamo poi con calma in altra sede. Ora dovremo concentrarci un po' sugli italiani e la dottoressa Mazza adesso vi relazionerà alla direzione di area. Una cosa, dopo il professor ci invia a scuola però anche una sintesi scritta di queste cose. Allora, questo volevo dire, i colleghi della web tv stanno cercando di registrare di convene attraverso una telecamera. Non quello che diciamo. Sugli ambiti? No, quello che diciamo qua sono tutti. Dovresti essere permesso per fare un piano. Non è ruffianaggine, e su queste nuove modalità, ma pure la presa di barriere, come io sono un conservatore di fronte a questa bellezza. Stiamo registrando, preside, la prego di accomodarsi. Come diciamo lo show? Buongiorno. Dica, quale sintesi diceva? Scusate, iniziate. Non lo iniziate, cacco, sì, inizi. Non di quello che diciamo, sono a te che me lo spingo. Ah. No, questo non c'è bisogno.
No, dico di queste cose lei è ugualmente infelice. Cortesemente. Ma voi siete stati già, quello che io dirò adesso è quello che abbiamo già fatto e di cui voi siete già a conoscenza. No. Ma non ci sono problemi. No, perché io sono già no, perché sabato che sono già andato, forse con io allora, la riunione di questa mattina, intanto io vi saluto, mi conoscete un po' tutti, chi non mi conosce sa che mi occupo, ahimè, dei vostri problemi da qualche tempo. La riunione di questa mattina, che segue ad una che abbiamo già tenuto la settimana scorsa, è unicamente riferita alla questione della revisione degli ambiti territoriali. Questa revisione nasce dalle vostre richieste che negli anni ci sono pervenute. Il sindaco De Magistris, in uno al nostro consigliere delegato, hanno ritenuto prioritario affrontare questo tema anche perché la legge sulla buona scuola, che penso voi conosciate molto meglio di me, io l'ho letta e ho cercato di insomma innamorarmene, anche se a dire la verità non ci sono riuscita ad oggi ad innamorarmi di questa legge. Comunque, in analogia, quindi al mutato assetto anche giuridico, dobbiamo applicare questa nuova legge e quindi l'amministrazione ha ritenuto di partire, a mio avviso, con il piede giusto, perché partiamo dalla revisione degli ambiti, proprio raccogliendo le istanze che in tutti questi anni sono pervenute agli uffici dell'amministrazione. Questa necessità ovviamente nasce dal fatto che gli ambiti, così come sono configurati, affondano le loro radici nella vecchissima e primissima modalità con la quale fu deciso di creare gli ambiti. Quindi c'è un regolamento che li riguarda, ci sono delle norme che li riguardano e ovviamente tutto ciò andrà modificato perché proprio in funzione del nuovo assetto che decidiamo di dare con il, ovviamente solo ed esclusivamente con il vostro contributo e con quello dei territori, ovvero dei sindaci e dei rappresentanti territoriali, perché intrecciano varie forme di collaborazione. Vabbè, io non sono un po' promissa, ma non voglio dilungarmi su questo perché penso che voi ne sappiate molto più di me. Allora, questa è la necessità dalla quale noi partiamo. Abbiamo perciò ritenuto di inviare a ciascuno di voi di inviare una comunicazione affinché ci faceste pervenire le vostre come dire, impressioni, se ritenevate opportuno intervenire, in che modalità intervenire, come fare questo nuovo percorso, e quindi abbiamo ricevuto, per la verità, solo alcune piccole modificazioni che ci sono state richieste, ma per lo più molti hanno ritenuto validamente costituiti gli ambiti così come sono costituiti, tranne, ripeto, delle piccole puntualizzazioni, precisazioni e qualche preside che è intervenuto sulla materia. Questo per quanto riguarda gli ambiti. Da settembre sicuramente dovremo entrare più nel vivo di questa problematica, perché l'ufficio scolastico regionale, come voi sapete, gli ambiti avranno una funzione molto più interagente, diciamo così, tra l'ufficio scolastico regionale, degli enti territoriali, ovvero città metropolitana, la regione, e insomma, in qualche modo poi dovremo pensare ad una modalità condivisa ovviamente dall'ufficio scolastico regionale, che dovrà poi in qualche modo accompagnare, o noi dovremo accompagnare per meglio dire, questo processo. Non so se tu hai detto del tavolo permanente, Salvatore? No. Vabbè, allora lascio a lui, io vi dico allora le notizie riguardanti la materia e riferita a più fattispecie di cui io mi occupo.
Intendo riferirmi e darvi come notizia la chiusura dell'avviso pubblico 3088, preside Ariani che tanto ci avete tormentato, quindi chiudiamo, stiamo per chiudere a fine anno, quindi determineremo i saldi per tutti, dopodiché, no, c'è un problema, grave, abbiamo gravissimo. Chiuso il primo anno, poi ne parliamo, abbiamo chiuso il primo anno del 111 e quindi su quella partita ci avviamo a chiudere due grossi pacchetti che voi se conoscete molto meglio di me, stavano da molto prima che io mi occupassi di questa. Quindi questa parte io ve la dovevo comunicare proprio per onestà intellettuale. Non tutte le scuole sono state collaborative, lo devo dire perché i ritardi che noi abbiamo accumulato sono dipesi e dipendono da purtroppo scarsa collaborazione di talune istituzioni scolastiche che sono state interpellate dal mio ufficio un giorno sì e un giorno pure, perché ci tengo prima io a chiudere questo pacchetto, anche perché prima che me ne vada in pensione vorrei consegnarvi, voglio dire, un po' di soldi, perché ritengo che sia giustissimo che chi ha ben operato riceva i soldi, chi ha mal operato riceva, subisca i tagli che la norma prevede o addirittura non abbia nulla di indipendenza di una rendicontazione che non è stata affatto resa da molte istituzioni scolastiche. Quindi non vado oltre. Ma questo è lo squadro, questo non è vero. No, su questo non si deve intervenire, chiedo scusa, perché queste sono comunicazioni di servizi e non possiamo. E io colgo l'occasione per. Sono collaborativi e poi mi discorso. No, sicuramente non sarà adesso. Infatti. Sempre raccogliendo le istanze che ci derivano dall'amministrazione, abbiamo adottato nuovi testi regolamentari proprio perché credo che tutti conoscano la legge 109 sull'anticorruzione, c'è un campo, una grossa fetta, un grosso segmento che potrebbe dare delle problematiche a noi, ma soprattutto a voi che siete lì in prima linea a gestire determinati fatti. Quindi abbiamo adottato una deliberazione che disciplina l'utilizzo degli spazi di proprietà dell'ente, mi riferisco a palestre e tutte le operazioni che adesso si accompagnano. Un altro regolamento che sicuramente conoscete perché sul sito, il mio sito viene aggiornato quotidianamente, quindi quello che io sto dicendo adesso non è un mistero eleusino, ma voi sul sito scuola cittametropolitana.na.it troverete tutte queste cose che io vi sto dicendo, ovviamente poiché non ce le scriviamo solo, in tempo opportuno cogliere questo momento per riferirvi queste cose. E questo per quanto riguarda, credo che insomma voi conoscete bene il consigliere Pace, che è il nostro assessore, anche se il consigliere delegato, ma svolge le funzioni di assessore, per cui dovremo lavorare insieme sia per quanto riguarda gli office, sia poi da settembre per la programmazione dell'offerta formativa di cui poi parlerà compiutamente il consigliere delegato. Una cortesia, e la ricordo a tutti, siamo, non so se è anche il video, allora siamo, tutto ciò che noi diciamo viene registrato, per cui proprio ai sensi del testo unico sulla privacy, la legge 196, dovete declinare il vostro nome e cognome, la scuola di appartenenza e poi sappiate che ciò che viene comunicato viene registrato in modalità audio e in modalità video. Vi chiedo scusa per l'energia elettrica, non dipende da me, lei è già stata diffidata perché è un problema non degli uffici ma dell'Enel e quindi ci dobbiamo arrangiare questo. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Allora, prima di dirvi la mia parte, che è
Quindi alle vie generali di aprire il microfono, Augusto, Gabri, eccetera, di denglaterazione non esaustiva, perché a parte di essere Rosini che ha evocato per le scienze culturali, per il resto non va bene. No, vabbè, la dottoressa semplicemente ha criticato lo stato dell'arte di una situazione che chiaramente va ripresa. Vabbè, allora per quanto riguarda gli altri. Una cosa a cui si ripetire, cioè. Non credo che abbia preparato, perché era giusto una comunicazione, possiamo chiamarla una comunicazione di cortesia, tra virgolette, perché nulla ha a che vedere. Grazie, però è un procedimento collegiale, potrebbe portare gli elementi istruttori, no? Così facciamo in ogni modo. Magari per settembre, No, ma qui dopo ti do scusa, mi scusi, ma lei è il presidente di quale struttura? Collega. Chi presiede? Chi presiede? Chi presiede? Presiedo io. Allora rispondo a te, dimmi. Chiedo scusa un attimo, dopo chi vuole parlare? Passo con noi, ci iscriviamo a parlare e poi inizia il dibattito, va bene? Allora, sentite, in realtà la riunione di oggi è meno inutile di quanto sembrerebbe, perché il problema è questo. Io credo che noi dovremmo riuscire a far coincidere gli ambiti amministrativi della città metropolitana, che quindi afferiscono sostanzialmente alla fornitura di servizi per l'educazione, con quelli che saranno gli ambiti che l'ufficio scolastico regionale andrà a definire per quanto riguarda invece gli organici. Non avrebbe senso, o comunque creerebbe una difficoltà in più se i due ambiti non coincidessero. Ora, qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo fare, come città metropolitana, una proposta di governance alla MIUR, nel senso che evidentemente il MIUR si muoverà, dovendo gestire sostanzialmente la questione degli organici, su una base di tipo territoriale che non sempre corrisponde alla suddivisione di tipo amministrativo. Dico, per dire, il classico esempio che faccio, perché anche come consigliere comunale genera grandi sofferenze, che sarebbe la municipalità numero 3, tale per cui ci sono scuole da Capodichino a Via Forina, a Cappella Cangiani, al Bosco di Capodimonte, che stanno nello stesso ambito, perché strutturalmente è una municipalità, i servizi vanno coordinati all'interno della municipalità. Credo che però difficilmente si possa pensare ad una, diciamo così, a una divisione territoriale della città di Napoli che vale differentemente praticamente dal cimitero di Poggioreale fino a Cangiani, non avrebbe senso. Allora io vorrei andare anche a capire la dottoressa Francese come vorrà strutturare all'interno della città di Napoli e soprattutto se la città di Napoli sarà considerata un ambito unico oppure se sarà spacchettata. È una discussione da fare. In ogni caso, quello che io volevo chiedervi è questo. Sostanzialmente noi abbiamo una sofferenza che si è generata soprattutto negli ultimi 3-4 anni. Questo, lasciatemelo dire, per tutta la carica liberatoria che può avere dire una cosa che sta sullo stomaco. Cioè, come c'è stata il riconoscimento, la proliferazione di indirizzi molto frammentati, molto polverizzati. Io adesso che c'è un quadro un pochettino più completo della situazione, ma veramente ingestibile la cosa, perché sui territori si ha... ho capito, però... Diciamo che noi stiamo facendo richieste di nuove istituzioni, siamo contraddittori, siamo come si sono organizzati, anche però veramente dello spirito la cosa è siamo anche onesti, prego. Allora, perché la cosa in genere ha due grosse difficoltà. Da un lato in genere poi proprio la difficoltà di governare a livello proprio materiale le platee, ma soprattutto in genere poi difficoltà anche di orientare investimenti di soldi pubblici, perché evidentemente se io parto con un indirizzo che poi mi si rivela asfittico con una sola sezione, per dire,
per cui ho, soprattutto per le discipline specifiche, io ho spezionisti, ho precari a spezzone perché non riescono a completare il programma a scuola. Anche da un punto di vista didattico educativo penso che ci siano delle fragilità che non competono in questa sede, però sicuramente siamo docenti scolastici, queste cose le dobbiamo tenere presenti. Allora il mio orientamento è questo, cercare di tenere quanto più possibile le bocce ferme prima di una interruzione seria con il libro. Però intanto, per quanto riguarda la proposta di offerta formativa e quindi di rete scolastica, io sarei orientato a non accettare ulteriori proposte di accensione di nuovi indirizzi, ma un invito pressante ai colleghi, invece di andare a sintesi sottrattiva, cioè gli indirizzi che si è visto che non hanno funzionato, che hanno generato quindi anche all'interno della scuola delle distonie. Per esempio ci sono dei casi di due scuole vicine che sono partite una di 1000 e l'altra di 600, anzi 1500 e l'altra 600, adesso si è invertito perché per far salire è stata data una botta di indirizzi nuovi, gli indirizzi poi non sono decollati, dopo 1 o 2 anni si sono scesi. Adesso siamo un'altra volta con da capo, dobbiamo un'altra volta spostare le aule, dobbiamo fare lavori di edilizia nuovamente per separare, questa cosa è veramente, si buttano soldi al mondo. E quindi io vi pregherei, per quanto riguarda poi le vostre singole scuole, di ragionare in termini anche proiettivi, perché per vedere anche la sostenibilità degli indirizzi che avete e farcene avere evidentemente poi gli organi collegiali e poi che valutazione fare, se si può pensare per il futuro ad una diminuzione degli indirizzi che attualmente non funzionano. Questo è il primo problema. Per quanto riguarda poi il secondo problema, è quello più specifico del funzionamento degli ambiti. Io direi che noi abbiamo un problema molto grosso, non soltanto di programmazione, ma anche per quanto riguarda l'orientamento della spesa. Cioè, io penso che l'ambito potrebbe anche funzionare come luogo collegiale per capire da dirigenti dello Stato, non da dirigenti della scuola, tutti quanti insieme, oppure come media responsabile dell'ente locale, le effettive priorità, le effettive emergenze di investimento sul territorio. Perché altrimenti va a finire come è successo in passato, che la scuola più forte, tra virgolette, politicamente presso gli uffici, riesce magari a spuntare delle procedure o delle attenzioni diverse. Questa è una cosa che chiaramente è una distorsione della politica, che impone poi anche agli uffici certi comportamenti. Questa distorsione chiaramente non può esistere, né può essere fatta monocraticamente al vertice. Per cui io ho proposto, ed è stata accettata dai colleghi dell'altra riunione, a partire da settembre a tenere un tavolo permanente in cui ci studiamo insieme con i rappresentanti di tutti gli ambiti quali sono effettivamente le emergenze di investimento e i punti caldi sul punto di vista. E quindi dare una mano anche ad orientare la spesa, la buona spesa più che la buona scuola, e quindi lavorare sulle emergenze. Ed è un tavolo permanente che poi io vorrei portare a NUR nella trattativa per gli ambiti e per tutte le questioni che teniamo in sospeso. Tenete presente che c'è stata tutta la questione molto delicata dell'assistenza ai portatori di handicap che noi come città metropolitana non dovremmo fare più, perché la legge la scarica sui comuni. I comuni non hanno, chiaramente, soprattutto i piccoli comuni, non hanno la possibilità. Noi, ve lo dico molto francamente, stiamo cercando di aggirare la legge, nel senso che stiamo cercando di capire per ogni caso, per ogni tipologia, ma qualche volta anche per ogni caso specifico, quale sia il servizio infungibile, quindi costituzionalmente garantito, per spostare la spesa su quel servizio anziché sull'assistenza all'edica. Noi, come assessorato scuola, ci stiamo prendendo in carico tutta una fetta di assistenza all'edica che dovrebbe passare ai comuni, che non è di nostra competenza, inserendola nella politica scolastica. Chiaramente questo comporta delle scelte abbastanza impegnative.
una delle quali te la richiamo adesso e di cui dovremo parlare se si attiva questo tavolo che io vi voglio costituire, è quella del CPA, cioè del Centro Permanente per l'Istruzione degli Adulti. Perché che cosa è successo? Nel 2011, sostanzialmente, sotto i nostri occhi, tutto il sistema dell'ENA, dell'educazione degli adulti, quindi non soltanto il CPP, ma tutto quello che guardava attorno, è stato smantellato. Sono stati creati questi centri permanenti per l'istruzione degli adulti, quindi dell'educazione e istruzione, che sono finalizzati a dare agli stranieri il certificato di italiano per adulti, poi scuola media, certificazione delle competenze a 16 anni, diploma regionale IFP al terzo del professionale e diploma quinquennale del secondo superiore. Quindi diciamo, la mia prospettiva è quanto noi più riusciamo ad incardinare sui territori la rete del CPA, quanto più riusciamo ad attrarre anche all'interno del CPA tutta una fetta di società sofferente che magari non riesce ad andare a scuola o perché ha fatto 18 anni, e noi possiamo tenerla però ancora all'interno del sistema di welfare se attiviamo, e questo se attiviamo nei CPA, l'educazione adulta che è espulsa dalla scuola non ha più assistenza né da comune né da provincia né da regione. Ed è un discorso politico, credo, molto forte, che potrebbe trovare nelle scuole una nuova mission che la buona scuola non prevede, però la buona umanità penso che dovrebbe cominciare a considerare. Attualmente non ci sono strumenti che consentono agli enti locali di assistere il 19enne handicappato. Questo è il problema. L'unica via che io riesco a immaginare è l'espansione del modello del CPA come laboratorio orientativo per il lavoro dei portatori. È un discorso molto grosso, molto interessante, che può partire soltanto se il CPA parte. Non so se ci sono presidi qua che hanno avuto, sono presenti il preside dell'Elena di Savoia, no? Del Torrente, no? L'altra volta. Nola è nobile, non c'è. Vince Feri. Ah? Vince Feri. No, parlo dei CPA. Ah. Siamo stati istituiti quattro, quindi a Nola, a Nobile, a Casoria, a Torrente, poi sì, però sei di Casalatore, però come legislazione era quella e Melissa Bassi. Beh, questo è un discorso che chiudo qui, quindi ora riepilogo e mi taccio sull'argomento dell'ordine del giorno. La mia proposta è di non fare richieste su nuove attivazioni, di andare a sanare situazioni di sofferenza chiudendo le situazioni che non sono decollate, di formare questo tavolo permanente, e poi il mio impegno è girarmi tutti gli anni tra il mese di settembre e l'inizio di ottobre, non ufficialmente perché i servizi non si possono spostare da qua, però vengo io con il mio staff e con i presidi dell'ambito ci vediamo sul territorio. Questo come prima online. Grazie. Chi vuole intervenire? C'è paura, deve venire qua al centro. Vai di intervenire. Dai, pure a Hollywood, vai. No, devi guardare l'obiettivo, benissimo. Dovreste capire meglio le problematiche che abbiamo nelle
nostre realtà. Mi auguro che la tua permessa non sia solo, come dire, una dichiarazione di buoni intenti, perché quello che ci ha sempre contraddistinto è stato il legame con la politica. Chiunque è stato qui ha fatto sempre quello che ha fatto poco interesse per lo studio. Quindi mi auguro che tu concretamente prendi le nostre esterne istanze, perché gli ambiti sono stati creati solo nella provincia di Napoli, una provincia molto grande, proprio per cercare di incontrare le esigenze che non hanno vincoli. Le nostre delibere di ambito non contano niente, sono solo indicative, perché non hanno senso se non quello di specchiare ovviamente, risolvere le problematiche che vengono dal territorio. Purtroppo fino adesso è successo che noi ci siamo riuniti, abbiamo fatto le assemblee, come dovevamo fare, mandiamo anche un verbale e poi c'è il collega di turno che non si presenta mai all'ambito, o qualcun altro che copre in provincia, si trova il sindaco di turno, il collega di turno, e si creano gli indirizzi che praticamente non erano stati deliberati per gli stessi. Quindi voglio dire, mi auguro che quest'ambito funzioni veramente, ti ho fatto gli auguri e sono contento che ci siamo voluti. Quindi che non fai politica non farai da me interesse politico. Io credo che stamattina è importante anche di vedere il punto d'ordine del giorno degli anni, però forse ci sono cose molto più importanti. E la presenza dell'ingegnere Gaudio qui è significativa, perché ci sono scuole che non possono iniziare a settembre, poi abbiamo visto il 95% delle scuole, non dico tanto, ma sicuramente napoletane sono a nord, no? Del subito che Corpotto, del romano che stanno vicino, se succede qualcosa mi auguro di no, veramente sarà drammatica la situazione. Per cui la priorità secondo me dovrà essere quello di vedere un po' un incontro con chi ha delle esigenze per partire subito a settembre. Dico questo perché, e mi pronuncio anche rispetto alla proposta dell'ambito 7, che la condivido, che l'ambito 7 prevedeva 29 scuole, su 28, la proposta loro è quello di dividerle 14 e 14, 15 hanno più praticate. Però mi domando e dico, e quindi sono d'accordo quando guardo l'ambito di questa proposta, mi domando e dico, visto il contratto che l'hai accennato anche tu, che la direzione scolastica può fare una proposta sugli anni, non è che facciamo qualche cambiamento poi sulla proposta degli anni della generale, dove saranno veramente funzionali, credo, rispetto alla riforma, perché la riforma in parecchi articoli parlano di questa costruzione degli anni. Andremo ad anticipare qualche cosa che non serve, visto il conto grave che dice che bisogna fare questi ambiti funzionali dove ci sia la rete, ci sia la possibilità di utilizzare. Quindi è proprio opportuno, necessario farlo adesso. Non è forse. Io sono d'accordo nel farlo. Per fare l'ambito, per portare una proposta, perché se voi ritenete che questa sia funzionale, io la vado a fare. È chiaro che ho argomenti. Senza una proposta di partenza. Se vuoi tutti acquista, il problema della scuola oggi non solo questo, si prendeva bene, ripeto, va benissimo, però in vista e quantità ci sarà un eventuale visitazione, perché dovremo lavorare, perché dovremmo essere in modo istituzionale per bene questi campi, dovranno funzionare, ma hanno anche un potere operativo. E quindi potremmo anche pensare eventualmente di inviare. Cioè se questa è la cosa più importante. Il tavolo tecnico aperto e permanente fin quando non si chiude la trattativa con il MIUR, alle 8. Sì, allora, per un meglio due, noi abbiamo bisogno, già accennato, di un incontro sul territorio perché abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda l'inizio della scuola. Poi per quanto riguarda come coordinatore d'ambito credo che sia razionale questa situazione. Allora ci tratteniamo un poco dopo, così facciamo una domanda. Grazie. Niente, io vado di là come al solito, prima di tutto volevo ringraziare, queste riunioni hanno sempre valore, hanno valore perché ci permettono di incontrarci anche se in maniera molto poca, perché siamo sempre pochi, il 23 luglio vedere tutti i dirigenti e docenti di Carige ha fatto così molto. Io vi ricordo a tutti che sono l'ultimo, uno degli ultimi apache che sono rimasti come docente e come dirigente. Gli ambiti hanno avuto un valore al suo tempo, quando sono stati costituiti, per dare delle indicazioni al mondo politico.
noi abbiamo avuto purtroppo una pausa del mondo politico verso la scuola della provincia, che non si è proprio fermata. Allora auspichiamo, speriamo che con questa città metropolitana e che la provincia finalmente è chiusa, perché è stato dato un valore più complesso e più difficoltoso ai nuovi responsabili, possono fare ciò che era previsto negli ambiti e con il loro carattere, la loro onestà, la loro professionalità possono portare avanti. Quindi ringrazio e quindi sono contento che ci sia una nuova figura del responsabile della città metropolitana. Sono contento e soddisfatto che all'interno ci siano docenti che fungono anche da politico, purtroppo. Salvatore, tu oltre che docente sei anche politico, quindi a maggior ragione la tua duplice veste potrai convergere a maggior ragione verso queste nostre indicazioni. Le nostre indicazioni, però, è vero che sono indicazioni e poi la politica fa tutto al contrario, e poi è la regione che sta in contrasto con la politica della provincia, della città metropolitana, fa altre cose. È vero quello che diceva il collega Benito, che essendo nostre indicazioni facciamo riunioni, spendiamo soldi caffè con quelli che vengono sul territorio, alla fine viene il sindaco, amico del farmacista, del parroco e delle tre persone che sono più visibili in un paese, in una città, e ti cambiano quel pensiero che non è deliberativo ma è soltanto consultivo. Ma noi, quello che noi, almeno io, auspico che le forze nuove, non quelle nuove, le forze nuove progressiste che hanno il potere adesso, di essere più attenti sulla tematica della scuola, che della scuola nessuno, se non quelle persone che sono uomini di scuola e ci tengono alla scuola. Quindi per quanto riguarda gli altri sono contento come sono state fatte, perché dal punto di vista mio come amico critico posso dire che sono state fatte con molta razionalità, a parte qualche cosetta sono state fatte con molta intelligenza, e speriamo che le nostre indicazioni possano servire, e quindi chiediamo sempre delle riunioni per portare avanti le nostre indicazioni. Il problema che ha detto il Presidente Vace, quello di venire anche sui territori per controllare anche lo Stato, mi sembra una cosa ottimale, perché le istruzioni sulle scuole non si fanno vedere. Io adesso parlo come stakeholder, no? Quindi, portatore di interesse, però tra cucina di napoletano. I fatti sono. Il vista Alessandro Volta sta in fase di ristrutturazione dal 1898, che non si faceva niente. Finalmente, grazie ai soldi trovati, stanno 1.000.000 di dispari, stanno una buona società. Io lo dico perché c'è l'ingegnere Gaudino che mi aveva promesso che sarebbe venuto, però so che va a Cuba, va alle Maldive, quindi è difficile che possa venire. E lo invito vivamente non soltanto a fare una passeggiata, anche per vedere se è il primo responsabile, perché già voci corrono che io devo chiedere il favore, l'incontro con il sindaco De Magistris, perché la spending review, essendo ciò soldi, i soldi stanno in cassa, no? La società, che l'ingegnere della Federico Seoli sta lavorando molto bene, non possono avere quella quota che esiste nel cassetto e quindi si interrompono i lavori, quindi bisogna andare a chiedere, quindi ho chiesto ufficialmente l'incontro con il sindaco del Magistra all'ufficio, sì, ho detto che sta cagnando anche il procuratore del Magistra, no, è impegnato, ho chiesto un incontro anche per salutarlo, caro. E siamo guardati 2 mesi fa, poi io sollecito sempre, perché essendo matematico sono tenace, queste tenace in persone. Comunque spero anche questi, non so, anche se non sta il sindaco, ma ci sta la sua rappresentanza, mi fa piacere sentire. Quindi adesso è interrotto un'altra volta, perché devono avere l'altra traccia. Allora, è vero che la provincia, i responsabili della provincia fanno il loro percorso d'ufficio. Io come dirigente, che so che sicuramente a settembre fra una scuola, occupazioni, casini d'obbiture, cioè quello che succederà, già penso, noi abbiamo adesso che se si rallentano questi lavori, che stanno facendo qualche cosa veramente bellissimo, che ha scelto a me a 50 anni, a 100 anni, con tutti gli annessi e connessi, con tutti gli annessi e connessi che ho, e vabbè, la mia vita, sono sempre stato un gladiatore,
una... Allora, e non mi spaventa, allora quello che chiedo a Salvatore Pace come responsabile della potenza di seguire prioritariamente come stakeholder i cristalli stravolta, che risolvono ci stanno, che il rallentamento dei pagamenti, che magari l'ingegnere Gaudini già fa sua la proposta come responsabile. E poi un'altra cosa, quello che chiedo, quello che tu hai detto, di venire anche sul territorio e rendersi conto un po' delle città, perché la città meridionale adesso è grande, non sa più che dove inizia, dove, e quindi sono contento di questa iniziativa e auguro un lavoro e basta. Arrivederci. Ok, grazie Gatto. Buongiorno a tutti. E anch'io faccio gli auguri. E là perché devi registrare. Anch'io faccio gli auguri a Salvatore Pace, sono contento che ci sia un uomo di scuola con tanta esperienza di coprire questo incarico. E sono intervenuto prima e sono stato interrotto, poi ovviamente secondo la regola che mi hanno insegnato, dovevo la protezione di Cipocina e non volevo essere interrotto. Quindi ringrazio al Presidente per aver consentito questa agibilità distorsiva. Detto questo, gli uffici ovviamente sono al servizio della politica che a sua volta è espressione dei cittadini che democraticamente li eleggono. I procedimenti amministrativi però ormai per antica giurisprudenza ormai codificata sono ordinati dalla legge sul procedimento amministrativo che presuppone come canone inderogabile la trasparenza degli atti. Quindi è necessario che quando noi ci vediamo l'argomento che è in questione, in discussione di eventuale delibera sia possibile disponibile da parte dei membri del collegio, sia pure eventuale quale questo, cioè composizione variabile, che in modo che possa quindi conoscere la materia, soprattutto quando è così tecnica, e possa poi interloquire su quella materia, soprattutto se non è stato il consigliere, in questo caso Gallo, a portarla, ma è stato un altro. Io devo conoscere che cosa è stato detto su un ambito del quale ricado io per poter dire la mia. In assenza di questo elemento io non ho potestà effettiva di partecipazione che la norma sicuramente prevede nel momento in cui mi ha convocato e mi mette qui a discutere con il delegato della città metropolitana, collega Salvatore Pace, per discutere di questa materia. Questo per rimanere strettamente vincolati all'ordine del giorno che Salvatore Pace ci ha chiamati a discutere. Questa questione oggi ha una sua delicatezza molto, molto forte, perché, scusate lo simbolo, perché la materia della definizione delle competenze è stata variamente, più che dal legislatore, definita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ci ha insegnato che nell'assetto prima regionale e oggi un pochino federale del titolo quinto vede una concordanza degli enti molto forte, delle scuole, cioè dei presidi, come rappresentante normalmente, degli enti locali, comune, provincia e regione, e poi lo Stato che dovrebbe, come sapete, essenzialmente fare le norme generali. Quindi in materia di rete, cioè l'offerta formativa sul territorio e organici, sono essenzialmente assegnate alle comunità in base al principio di sussidiarietà. Quindi noi dobbiamo rispettare, per ricordarlo a me stesso, la trasparenza e la competenza procedurale. Le competenze in capo a questi organismi secondo le normative vigenti, sono ricordato a me stesso. Ho bisogno perché sennò non si capisce quello che dico però. Adesso dico, e dopo parli tu brevemente. Allora, vabbè, non mi fammi finire, abbiamo parlato tanto tempo, parliamo sull'edilizia, posso parlare degli anni. Allora, con tutto il rispetto orariale, parlato di altre cose, io potrei parlare di questo tema. Allora, detto questo, se dobbiamo discutere degli ambiti, perdonami Salvatore, io di queste cartine che tu hai in mano, scusami, con la massima amicizia e piena collaborazione che voglio offrire al tuo nuovo incarico, io non so nulla. E quindi, cioè, sono venuto perché Mia mi ha riconvocato telefonicamente per questa riunione. Non avevo nulla prima di istruttorio, non ho nulla oggi. Io non sono in condizione di dare un contributo e onestamente in rappresentanza della comunità scolastica, di 1200 alunni del centro di Napoli e dei miei 100 dipendenti, cioè dei miei nonni, diciamo, delle persone che amministro,
io ho il dovere di essere portatore del contributo specifico che la normativa mi assegna. Quindi non posso disporre di questa materia in assenza di questo elemento. Dico questo perché il problema non è tanto di avere a che fare con l'ISA francese, perché la legge sulla buona scuola cosiddetta, poi la chiameremo con i suoi estremi, in questo caso interviene in modo molto incisivo, sugli ambiti, cambiandone completamente la fisionomia. Cioè oggi noi mettiamo le mani su un argomento che è l'organico dei docenti, che è l'organico del personale, addirittura scrivendo a soggetti quali presidi una potestà di chiamata, non so quanto legittimo, questo lo vedremo in un'altra sede, ma io non posso definire un ambito territoriale con docenti magari iscritti agli albi per ambiti e così via, andando, con tutto il rispetto per il collega Pace e con tutto il rispetto per Luisa Francese, non posso mettere questa materia così delicata, ripeto, definita dal solco della giurisprudenza della Corte dal 2000 in poi, fino alla sentenza del 2012 sulla materia del dimensionamento, che ha ripercorso la traiettoria, mettere in mano a un validissimo esponente della società politica, e questo un po' mi tranquillizza, e a un funzionario della mia amministrazione che non viene a nessuna potestà dispositiva su questa materia, soprattutto se scavalca comuni, province, regioni, istituzioni scolastiche nel procedimento concorsuale aperto e trasparente che dobbiamo definire. La materia di preavvisti ovviamente deve essere poi preliminarmente definita dagli organi collegiali, in primis dei collegi docenti delle singole istituzioni scolastiche e non dei singoli dirigenti scolastici. Ho finito. Allora, assessore, un attimo solo perché puntualizzo un attimo due concetti. Per quanto riguarda la questione dell'edilizia scolastica, le spese e quant'altro, devo darvi una piccola informazione. Allora, una delle prime azioni che è stata fatta dall'attuale sindaco della città metropolitana nel mese di gennaio è stato quello di andare a verificare con Roma il perché della situazione finanziaria dell'ente, atteso che risultavano esserci qualcosa come 630 milioni di crediti della provincia di Napoli nei confronti dello Stato che non erano stati o riconosciuti o, se riconosciuti, non erano stati poi contabilizzati. Abbiamo ottenuto il riconoscimento di questa cifra enorme, più altre cifre che erano rimaste, diciamo che grosso modo la disponibilità finanziaria, recuperabile finanziaria, soltanto, è di circa 900 milioni, quindi stiamo parlando di una cifra spropositata. Questa cifra poi va però incardinata in un bilancio e qui c'è stato un primo problema, perché chiaramente il bilancio che ci è stato lasciato, come è comprensibile, non è giustificabile, ma come è comprensibile che sia, è un bilancio di chiusura di un ente che è sul binario morto, per cui non è proiettivo, tant'è che noi sull'edilizia scolastica, abbiamo trovato 16 euro e abbiamo trovato zero su tutto quanto riguarda poi il diritto allo studio. Quindi chiaramente in questi primi mesi il lavoro che non è stato facile è stato quello lì di andare a ristudiarsi e portare tutto il bilancio per vedere gli appostamenti legittimi, quelli che non legittimi, gli avanzi vincolati, quelli liberabili, quelli riappostabili. È stato un lavoro enorme che ci apprestiamo a chiudere in questi giorni. C'è una novità molto brutta. La novità molto brutta è questa, che nel mese di febbraio noi otteniamo insieme all'ANCI lo sblocco di 150 milioni del patto di stabilità finalizzato a edilizia scolastica e strade. 150 milioni che quindi ci hanno autorizzato a pensare da subito ad investimenti importanti. Successivamente nel mese di marzo-aprile, adesso ne ricordo esattamente, sono diventati 50 milioni autorizzati per lo sfondamento del patto di stabilità,
Ed infine il mese scorso il Consiglio dei Ministri ha ritirato anche questi ultimi 50 milioni come legittimi rispetto alla sfida. Quindi noi siamo impossibilitati di incrementi di spesa, cosa che faremo però, come abbiamo fatto per il Comune di Napoli, facendo leva, come dicevo, sui diritti costituzionali e quelli infungibili per i quali la spesa è necessaria. Se ricordate la vicenda delle maestre del Comune di Napoli, noi comunque facevamo i contratti, poi sia la Corte dei Conti sia la Cassazione ci hanno dato ragione in quanto il diritto allo studio era ritenuto infungibile, quindi insostituibile, e quindi anche tutto quello che spesa per la sicurezza, della salute e per il diritto allo studio noi azzardiamo questo viaggio, lo sfondamento del patto di stabilità, che comporterà poi una reazione da parte del governo e la Corte dei Conti che dovrà intervenire. Per cui sulla questione dell'edilizia scolastica ci sono dei problemi che non sono di povertà, i soldi ci stanno, ma di possibilità di spesa, il problema è fiscale. Per quanto riguarda poi la questione della discussione, io mentre tu parlavi ho chiesto conferma e effetti mi è stato confermato che la proposta è stata inviata a tutte le scuole, è stata discussa nei regioni e inviata a tutte le scuole. Sono confermate tutti i presidi. Sì, siamo qua. No, dico la proposta. È stata inviata la vostra proposta che lei valori di fare milioni di cose che abbiamo fatto e di fare la comunicazione per eventuali chiarimenti e cosa che noi qui andiamo semplicemente a tirare la rete. La prima proposta che era arrivata era questa qui dello spacchettamento dell'ambito 7, troppo grande, che mi sembra, nascendo proprio dall'ambito, mi sembra che... Sì, Salvatore, ma perdonami, ti volevo dirti, ma io non è che ho bisogno soltanto della tua base, che adesso non ho, e tu magari cortesemente lo benedai, non ci sta nessuna difficoltà. Non è che ho bisogno soltanto della proposta tua, che ovviamente... No, ma questo è degli ambiti. No, ho capito. Ed è bello. Ma lei preste ha avuto questa... No, forse il collega è nuovo, partecipa alla comunità. Allora, questi ambiti sono nati con la cortese, eccetera, che avevano questo valore, forse sono stati felici nella decisione, cosa che noi abbiamo sempre condannato, che dovevano essere rivisitati, perché c'erano scuole da zona A, zona B, e quindi non avevano più una comunità. Questa assemblea, questo ufficio l'ha fatto, ci ha mandato la proposta, noi ce l'abbiamo discussa, l'abbiamo fatta e l'abbiamo rimandata, e questa in realtà è una ratifica che almeno nel mio ambito la vedo congruo e in maniera intelligente e più propositiva. La tua, che è su Fonseca, che va nell'alto ambito, sicuramente il vostro rappresentante di ambito vi ha fatto la richiesta, avete fatto la riunione, avete dato dei pareri e l'avete inviata a questo ufficio, e oggi c'è questa riunione che segue tu, credo di aver forse fatto in più, qualcosa in più di aver... No, semplicemente non mi hai fatto parlare. Allora, veramente, secondo me non avevi capito. Vabbè, può darsi. Però se sono chiari i termini... Grazie, io ti ringrazio, non potrei parlare. Però vorrei sentire, perché altrimenti fai due specchi. Però dovevi dire qua, parlare. Con la voce. Non sei riuscito a registrare. Questo procedimento che lui mi ha costruito storicamente, lo ringrazio, voleva più le carte, diciamo, della proposta che è partita dagli uffici della provincia, e volevo avere la proposta che è partita dagli uffici della provincia. È stata inviata a tutte le... Ho capito, faccia finire per piacere. Dice sempre la stessa cosa. Vabbè, ma lei che lo ha? A me? No. Sì, per lei. Con la proposta da parte della politica, e quello che ha detto i miei colleghi è su questa base del tempo, soltanto questo, che allora, sono cose banali. Scusa, Augusto, ti ripeto, se le posso sapere anche ora,
anche ora sì, per però, giusto per puntualizzare, le carte che tu chiedi sono state inviate già, ho capito, no, io non le ho, se le posso avere vi ringrazio, dove sta, perché sono pubbliche, perché fanno parte di un procedimento, se le posso avere io me le guardo. Se sono conforme a legge, nulla questo. Se non sono conforme a legge, in pugno. Mi dicono che sono anche pubblicate sul sito. Vabbè, mi dicessero loro, cioè io ho fatto un'istanza, qua c'è la telecamera, allora io faccio un'istanza formale per parte di questo procedimento. Se posso avere queste carte, io la mia, e farò, userò le mie facoltà giuste. E con il rispetto per i colleghi della legge. Se non, se sono conforme a legge, io opportune. Sì, ma me lo so di dare il microfono, l'ho fatto io. Scusa, voi avete fatto a livello proprio, altrimenti andiamo contro il principio di legalità. E noi qua siamo a 38 gradi con una difficoltà nel parlare, capirci e registrare, cioè noi abbiamo il rispetto delle istituzioni. E chi parla, fa nella legalità a quando è nato. Avete fatto delle proposte, abbiamo risposto, abbiamo fatto delle riunioni, allora chiede che sia messa a votazione la ratifica di qui. Chi è convinto? È convinto, altrimenti non usciamo fuori, perché altrimenti può essere uno della minoranza, cioè c'è che può mettere. Allora, io ho lavorato e come me anche altri, allora io dico, non posso permettermi di stare qua da stamattina, che sono i lavori che tengo, tra giudici che devo andare, oppure che devo andare, soldi che devo mandare, vende per il collega. Che lavoriamo, Scampia e Secondia, e mi fa piacere che tu sei stata nella mia scuola dell'IPC di Milano di Scampia, dove è molto complessa. Allora chiedo scusa. Allora, presto questa benissimo. Allora, noi abbiamo lavorato, ringraziato l'amministrazione. Se ci sono altre situazioni, l'amministrazione credo che sia contenta, cioè, perché altrimenti non andiamo avanti. Che questo è il primo passo. Grazie per la sua veemenza, che ci fa piacere che si riconosca al tema di oggi. Cortesemente il preside potrà ricevere tutto il materiale che vuole a conclusione di questa seduta. Se non l'ha ricevuta lui personalmente, ma la scuola l'ha ricevuta e non gliel'ha data, noi provvederemo a darglielo. Va bene, allora scusate, per chiudere allora. Intanto noi mettiamo a verbale che questa divisione dell'ambito 7 della provincia va bene, non ci sono. Oh, per quanto riguarda Napoli, le uniche richieste che erano arrivate, le uniche richieste di modifica che erano arrivate per quanto riguarda Napoli era la proposta che faceva il preside Aviani, sì, di sostituire quell'ambito che lo riguarda, il Caccioppoli con il Galliani, è così presto? Sì, perché il Galbani, essendo per una notte che è stato vicino, ci stava la nazionale, la ragione, e il Garibaldi, che viene anche geoscientifico, c'è cioè rappresentato con il geoscientifico, e ci mancava un istituto commerciale nell'ambito che poteva fare un discorso di omogeneità, quindi il geoscientifico e il Caccioppoli poteva. No, vabbè, c'è stata soltanto la richiesta però che si incrociava del Caruso di essere nello stesso ambito del Caccioppo. A questo punto il Caccioppo ritornando là, il Caruso sta bene dove sta. Quindi facciamo lo scambio tra Galliani e Caccioppo. Si anche quest'altra. Va bene così. Bene così. D'accordo. Per avere tutti gli indirizzi sul territorio, l'assessore del comune di Anacapri. Allora intanto buongiorno a tutti e porto il saluto del sindaco, chiaramente Franco Cerrotta, l'assessore Pace e all'assessore Manza. Devo dire che sono un po' rammaricata perché diciamo è ridotta la presenza dei comuni. Anzi, penso che non ci sia nessun rappresentante degli enti locali. Dipende, o stanno in procura, laddove. Credo che in realtà questa la dica lunga, perché in riunioni come queste si fa tanta demagogia e così parla, ma poi in realtà gli enti locali che devono interagire
con la provincia, con le scuole, con, e con tutto l'ambaratan, giustamente richiamava il preside il principio di sussidiarietà, però sono completamente a sé, penso di essere l'unica io qui come rappresentante di un vabbè, comunque detto questo, mi complimento, il mio applauso va ovviamente ai progetti su cui si starà, sperando anche che questa riforma sia foriera di cose buone. Ora, la voce della mia comunità è questa. Noi siamo una piccola isola e soffriamo quindi delle specificità. Soffriamo, che sembra una banalità, magari riderete di essere stati in paradiso, però in realtà soffriamo delle specificità territoriali di una piccola isola. E per quanto riguarda, la specificità territoriale, l'offerta formativa è penalizzata proprio dalla geografia in realtà. Quindi noi facciamo parte, fino adesso leggevo, dell'ambito territoriale 8, quindi siamo come comune di Anacapri legati alla penisola Sardegna. Non leggevo anche Capri, ora non lo so se è un refuso formale, non c'è la dottoressa assessore, formale penso che perché no, c'è scritto Anacapri ma non anche il comune di Capri. Ora non lo so se questa mia richiesta possa essere accolta in questa sede, fermo restando che comunque per vicinanza e prossimità è chiaro, è meglio essere collegati all'ambito funzionale della penisola sorrentina che non a Napoli o peggio ancora a Ischia, un'altra isola che insomma laddove i collegamenti sarebbero ancora più drammatici. Però se è ipotizzabile la richiesta di creare un ambito funzionale, come dicevo prima all'assessore, un ambito funzionale che comprenda solo l'isola di Capri, quindi con i due comuni Capri e Anacapri. Cioè, nel sede al tavolo tecnico, dai lavori che insomma si faranno, e anche se potrà essere percorribile questa strada, insomma, noi chiederemmo un ambito proprio per migliorare, per garantire, più che per migliorare, per garantire, perché noi sono, diciamo, 3-4 anni questa parte che proprio per i collegamenti marittimi, il problema dei trasporti che abbiamo e che ci sono piovuti come una mannaia, abbiamo una carenza proprio, almeno fino a gennaio-febbraio, di personale docente, pur provenendo dalla vicina Sorrento, diciamo. Quindi, se è ipotizzabile, se è percorribile e non è fortemente utopistica la creazione di un ambito che preveda Capri e Anacapri, quindi soltanto l'isola, noi saremmo forti per percorrere questa strada, altrimenti credo che lasciare le cose come stanno, quindi con la vicina Sorrento. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Allora io apprendo solo adesso, sono il prese di Paraviello per Cesaro Lesenos. Si vede che qualche dimenticanza mi hanno invitato, non mi hanno invitato a qualche ambito. Vedo adesso che cosa è stato fatto, come è stato sorriso. Furbizia, imbecillità, ma sicuramente perché la mia scuola entra, torna iniziata in Bosco Reale ed è divisa in due ambiti, mi sembra la cosa più pazza possibile, a meno che dietro non ci sia qualche disegno criminale. Io a settembre vado in pensione, quindi non me ne frego niente di questo. Mi deve scusare, pensando che siamo amici da tanti e sono stanco di prevaricazioni e di sottofugi. Per questo motivo, poiché una settimana fa e chiedevo un intervento del nostro ingegnere Gaudio, mi hanno telefonato dicendo che erano stati contattati dell'eventuale mia sostituta di settembre. È stata fatta la telefonata, non da lei. Già si sa io. La quale è stata quasi minacciata di firmare un atto di cessione di 8 aule presso la mia scuola. Chi si è reso responsabile di questa cosa?
andrà di fronte al magistrato, perché le scuole, come voi ben sapete, l'Istituto Cesaro, che risale al 1890, non è una scuola che è nata oggi. Le attrezzature che ha il Cesaro, gli spazi esterni e soprattutto ospito ancora due per volontà dell'amministrazione provinciale, ex custode, da una parte uno pure morto, quindi con la famiglia, dall'altro il buon Antonio che si rende sempre disponibile. Un solo ingresso, un solo cancello. Il cancello da dietro non si può entrare perché è rotto da anni, non so quante volte l'abbiamo detto all'amministrazione, di qua in di là esce. Ci sono situazioni molto gravi che ogni primo settembre mando un resoconto di questa situazione. Non mi voglio tediare, ma sono infastidito. E sono ancora di più infastidito quando nell'ignoranza non si rispettano le ordinanze ministeriali. Non è che me le voglio dire, ma all'inizio dell'ordinanza sulle iscrizioni sta scritto: le iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. Chiedo al buon Salvatore, tra le varie norme, di fare una norma nella quale, perché esiste il minimo con il quale si va ad accorpare un'istituzione, si mettesse pure un massimo e non fare la corsa con la prima fascia, mezza fascia, seconda fascia, io sono più forte, tengo 3.000 persone, tengo 5.000 persone. Si obbligassero i ragazzi del territorio, Bosco Reale, dove c'è un liceo scientifico operante, ad andare al liceo di Bosco Reale e non a trasmigrare ad altre parti. Allora ci vedo, prego, dica. Sto parlando del liceo scientifico di Bosco Reale. Non si sente bene. Penso di avere la voce abbastanza alta. Quindi di operare come si fa per le scuole elementari, no? In maniera tale che i ragazzi già fin dall'inizio sappiamo dove andranno a finire, come scegliere. Poi è evidente, Salvatore, perché il mondo cambia, tenere vecchie tipologie di scuole, offerte formative ormai non più aderenti con quello che sta succedendo, significa che bisogna guardarsi attorno, vedere che cosa occorre, i ragazzi dove sono indirizzati, l'università dove ha maggiori possibilità. Perciò si fanno delle scelte, scelte che chiaramente all'inizio, e questo un po' per colpa della provincia, devo dire la verità, c'è una disinformazione totale alle scuole medie delle opportunità del territorio. Quindi o si chiamano i presidi delle scuole medie e si danno dei librettini e loro devono fare delle riunioni per dire ogni scuola del territorio superiore che cosa ha, che cosa offre. Quindi questo è importante, perché i genitori a casa da soli e spesso nelle segreterie delle scuole medie, quando fa un genitore che non è piante tanta, vabbè, mandiamolo qua, mandiamolo là, e questo succede. Succede che a settembre ci sono ragazzi che si spostano da una scuola all'altra e non sono poveri. Succede che dopo il primo anno non si trovano perché non hanno capito che cosa si stanno iscrivendo e chiedono i trasferimenti. Sì, con la premessa. Allora non sarebbe il caso di invitare i ragazzi delle scuole medie in una bella riunione con i genitori e dare delle indicazioni precise? E forse sarebbe più il caso che le scuole medie si riappropriassero di queste iscrizioni, che non sai che succede. I genitori non hanno questo, o hanno scarse possibilità sul territorio martoriato qual è quello di Torre Annunziata. È difficile operare, è difficile far capire ai giovani, ai ragazzi tredicenni, i maschietti soprattutto, non riescono a maturare prima dei 16-17 anni, forse diventa troppo difficile. In ultimo, ti chiedo una cosa, io non ho un CPA, ma una scuola serale, di 20 istituzioni, non lo dissi io, ma chi mi ha preceduto, che attualmente ha 5 classi serali, 3 commerciali e 2 classi generali, quelle che abbiamo visto, e potrebbe anche crescere con un altro settore che c'è già. Allora mi chiedo io dove vado, questi signori alle 4:30 di 5 lasciano il lavoro, se si devono legare ancora a iniziare una cosa, ma se l'istituto più vicino è Nola,
ma come fanno? Allora, però tutti gli effetti, questi scritti a volte sembrano che non sono nessuno, eppure il corso serale ci sta, un lavoratore serale, c'è un amministrativo serale, invece noi dobbiamo fare il salto mortale, anche alla luce della nuova norma, e qui chiedo ai nostri sindacalisti dove sta la nuova suddivisione, va bene, hanno applicato le nuove tabelle riducendo il personale, però noi non le abbiamo mai viste queste tabelle. Vi risulta qualcuno che le ha viste? No, io no, l'ho detto prima. Non le abbiamo viste. Allora noi subiamo passivamente le mutazioni di collaboratori, quando ci sono due sedi, è una cosa impossibile. Il problema che pongo, i problemi diciamo che pongo sono i seguenti. Prima cosa, una rivisitazione di quella cosa che dice che è stata approvata, io non ero presente e non sono stato invitato, mi dimostrassi un po'. Due, Bosco Reale fa parte prima cosa del distretto di Torre Annunziata, e questo distretto, ma come si può dividere Torre Annunziata da Bosco Reale? Ma questa è follia, è follia chi ha fatto una cosa del genere. Tra l'altro la mia scuola, ripeto, ci sarebbe tra due anni, quindi io dovrei fare due riunioni, non non credo che sia una cosa fatta così casualmente. Chi ha operato sapeva bene che cosa stava facendo. Allora, scusate, la cosa è abbastanza grave. Cioè, stai dicendo, io non sono stato invitato alla riunione. Sì, quale riunione? Quella nel quale si è fatta questa suddivisione. La proposta di l'amministrazione, non l'hanno fatta. Ma chi l'ha fatta? Ma qua l'ambito di centro proprio. Chi ha fatto la proposta? Questa è la proposta. L'amministrazione provinciale, chiedo scusa, perché se si fa la falsa informazione si fa come i giudici, poiché Gaetano è un preside, a parte che è un fisico, quindi noi matematici siamo precisi, è stato mandato dalla fisica una loro proposta in base ai nostri reclami che abbiamo detto su 40 anni che utilizzare l'hanno fatto, hanno mandato. Sta scritto nella nostra, nell'invito della provincia, questa è la nostra cosa. Fate le riunioni, fateci sapere se va bene o date delle nuove indicazioni che magari non c'è sfuggì, cosa che io e abbiamo fatto le riunioni e abbiamo dato delle indicazioni. Ma come ho fatto io, hanno fatto anche altri, il problema non è stato tutto, ma come l'amministrazione ha operato. No, va bene, allora se io accorgo la situazione. Allora scusate, scusatemi là. Vi ringrazio per l'attenzione. Un proseguimento. Allora, un proseguimento con la nuova scuola. Sì, sì, sì. Allora, per tutti i colleghi, no? Siccome è chiaro che c'è tensione, tensioni pregresse, molto spesso bilaterali, che magari non coinvolgono questo, io vi farei la proposta. Un attimo di chiudere. Benito. Benito. Allora, chiudiamo un attimo, mandiamo in porto la riunione. Questa questione che vi chiedo. Va bene, ok, andiamo avanti allora. Beppe, scusami un attimo, stiamo dicendo una cosa benita, no? Perché sto impallando anche la telecamera della registrazione. Allora, questa questione dell'ambito, che ho capito delicata, però questo non può essere il luogo in cui si fanno i regolamenti dei conti, perché rispetto agli altri colleghi, vuol dire che dopo ci vediamo e ci diamo un appuntamento e discutiamo di questa storia. Andiamo avanti con la riunione. L'assessore ha parlato, prego. Collaboratrice della dirigente Fiorentina e vengo per il grande di sorvegliato.
poiché lei all'inizio ha detto che giustamente vanno ridimensionate delle scuole che non sono adeguate. Io per cortesia volevo porre alla sua attenzione invece la questione degli Araldi, perché è un'istituzione storica che risale al 1800 e che è stato purtroppo negli ultimi anni in balia delle questioni politiche chiaramente espresse dai politici locali, per cui già in un periodo di difficoltà, perché dal passaggio dall'istituto d'arte che poi è stato programmato al liceo artistico, quindi già in una fase dedicata di passaggio dell'istituzione siamo stati, diciamo, sballottati da un'istituzione scolastica a cui eravamo stati accorpati fuori dal comune di Sorrento, proprio per richieste che ci sono state proprio riferite al sindaco di Sorrento attuale ancora, per cui solo in seguito a un corso al TAR abbiamo conservato, diciamo, tra virgolette, un'autonomia che non è stata per niente supportata, perché, perdonatemi, ma l'istituto della reggenza non è altro che l'anticamera della tomba, perché obiettivamente con tutta la buona volontà di lavorare in due scuole e anche nel DSGA, ma in realtà manca la leadership continua dirigente nella scuola. Quindi siamo stati un po' negli ultimi 6 anni in balia un po' degli avvenimenti. Quindi nel momento in cui lei ha parlato di eliminare le scuole che non sono decollate, chiederei un'attenzione, no, perché la nostra scuola adesso è sempre ancora sottofunzionata. Quest'anno, non senza difficoltà, è partito il liceo musicale con una unica sezione, e che era stato richiesto da anni, finalmente dopo varie decisioni, neanche quelle, sempre al limite con la conclusione dei termini delle iscrizioni, alla fine siamo riusciti a far partire una sezione di musicale in un ambito territoriale in cui le scuole medie sono per la predominanza le scuole medie musicali. Quindi la prima cosa che chiederei un'attenzione particolare alla nostra istituzione è che non solo è storica, è legata fortemente al territorio, ma ha una peculiarità che è diversa da quelle dalle altre scuole dell'ambito, perché ha un bacino d'utenza che riceve anche da scuole fuori dall'ambito. E questo però non è una negatività, anche se ha delle complicazioni per i trasporti e per la frequenza assidua, però ha una ricchezza di molteplicità, di utenza, che appunto è una ricchezza e non una... E l'ultima volevo chiedere anche un'altra cosa. Noi abbiamo, poi c'è anche l'ingegnere Gautino, abbiamo spesso delle difficoltà per la richiesta di supporto per la manutenzione. Sono venuti dalla provincia tantissime volte, ho parlato con io, ho parlato gli architetti, i responsabili, però c'è una difficoltà, uno proprio a contattare, perché la mail, la verde sicuramente arriva. Anche ieri abbiamo fatto un ulteriore verde, perché diciamo siamo un po' abbandonati a noi stessi, sono oltre 6 anni che abbiamo delle aule completamente chiuse. Questo dobbiamo parlare di senso di perdono. Va bene, quindi volevo soltanto... Allora sentite, se non ci sono, allora se non ci sono altri interventi, io vi pregherei di questo. Io manderò un calendario che troverete poi all'inizio di settembre. Piccolo intervento. Nella città metropolitana, sì, in modo da poter anche sapere quali richieste possiamo fare al collega Pace con precisione, perché noi abbiamo, oltre al problema dell'ambito, che per quello che mi riguarda la suddivisione fra Chiaia e Corigrotta Bagnoli va benissimo, ne abbiamo già discusso ed è sacrosanta come suddivisione, perché sono due territori completamente diversi. Però noi abbiamo altri problemi, uno l'abbiamo già accennato, è l'edilizia scolastica, la manutenzione degli edifici, ma un altro problema che non si è assolutamente accennato
è quello delle supplementi. Mi sono fermato, sono alcuni anni che non arrivano supplementi, sono anziani. Allora, per chi fosse arrivato in ritardo, stiamo sbloccando un po' di risorse. Per le suppellettili, l'altro ieri abbiamo sbloccato 1 milione e quindi potremo riprendere e sulla manutenzione 2 milioni. Inoltre, vi voglio ricordare che questa amministrazione doveva scegliere tra mettere sul binario morto Armena oppure rivitalizzarla, stiamo puntando molto, anzi, a ridefinire sia la governance sia soprattutto a dotarla degli strumenti, perché molto spesso se non hai strumenti non è neanche questione di e per cui pertanto tutta una serie di interventi manutentivi che prima Armena non poteva fornire in questo momento non soltanto può fornire, ma c'è la specifica richiesta anche perché da parte dell'amministratore delegato, dovendo onorare un contratto di servizio, mandatemi le richieste e quant'altro. Per quanto riguarda la piccola manutenzione, io farò una proposta ai servizi, anzi dopo questa riunione che andrò in ragioneria, la mia proposta è di dotare di tornare a dotare le scuole di un budget da gestire. Però in questa maniera. Non di 500 euro, però non di 1000 euro. Sì, la scuola mia è bisogna che non si sente il bambino. Esatto, non si dice la promessa. Vabbè, per voi siete amabili, ma non è una parola. Allora. Però i problemi che conosciamo dobbiamo risolvere. Una prima soluzione potrebbe essere, siccome dare la manutenzione sì che si dice, secondo me non è facile, perché poi la manutenzione ha bisogno di personale abilitato a farla. La mia proposta è di dare alle scuole un budget per l'acquisto dei materiali, perché tanto acquistando sul Meta non ci stanno proprio problemi, in maniera che Armena non deve lavorare di magazzino, non deve lavorare di stoccaggio, ma va a scuola, ti manda il personale, quando arriva già trova il materiale che serve, non è che poi deve tornare in magazzino dopo il sopralluogo a vedere se trova. Adesso lo facciamo così. Sì, ho capito, ma se è una cosa buona non mi date addosso, ditemi ok, vai, lo c'è. Allora, per quanto riguarda la domanda che mi faceva, allora le mie idee che sono su edilizia scolastica, programmazione alla rete scolastica e diritto allo studio, né più né meno quello che faceva la provincia. Allora, se non ci sono altri problemi, vi ricordo che stavo dicendo, io vi invierò un calendario per venire sui territori, poi chi c'è, chi non c'è, e lì magari mi date il nominativo delle persone per questo tavolo permanente, perché vorrei costruire questa. Posso fare una osservazione, ma questo tavolo permanente non si potrebbe già adesso in questa sede ipotizzare le posizioni? Per esempio, i coordinatori dei vari sottoparti, io penso che chiaramente se la proposta è quella. No, io dico però è questa la domanda. Vecchi sottoambiti o nuovi sottoambiti? Perché se già ragioniamo sui nuovi sottoambiti, probabilmente dobbiamo anche ridefinire i coordinatori. Io penso che la delibera di allora la delibera io non credo, non so se per settembre la delibera, perché adesso abbiamo la chiusura, però meglio che ce la faccio senza ricordo, perché noi adesso dobbiamo chiudere il bilancio, appena chiuso il bilancio si andrà in pausa, quindi una delibera specifica sugli ambiti
entro il primo settembre non credo che riusciremo a farlo. No. Quindi valgono i vecchi abiti fino al nuovo decreto. Allora vecchi abiti, gentili colleghi, siamo, mi sì, riferisco per... al sottoambito terzo del nostro non siamo ancora tutti. Sì, Salvatore, però se io ho necessità, ma te come autorità politica, perché non posso parlare con ogni. Scusami, io ho necessità, Salvatore, come rappresentante della mia istituzione, come rappresentante di un'altra istituzione, con le deleghe conferite legalmente, io ho necessità di vedere e comunicare alla mia comunità, che fa il mio stesso lavoro da molto più tempo e molto più positivamente di me, io ho necessità di riferire agli organi che presiedo o che partecipo con il direttore scolastico che cosa io ho detto, ho fatto, ho visto rispetto a queste questioni. Ma sarà, non sarà arrivato, sarà arrivato, sta sul sito, non l'ho visto, è visitato il sito della provincia o città, non conosce il funzionario, non conosce la cosa, io queste cose le devo vedere. Ma io non gli altri procedimenti, cioè la tua base e le modifiche in itinere. Questo ho necessità per legge di vedere. E basta. Adesso dobbiamo fare una colazione. No, di ma basta che mi dite dove stanno, me ne vado a pigliare il scarico. Città metropolitana Napoli. Ma anche le proposte che ha fatto per dire il mio amico Carlo Antonelli, il mio amico Adele Barilla, cioè questi ci stanno, questi proposte, cioè gli atti partecipativi al procedimento ci stanno. Ma questi sono i verbali delle autorità. No, dico, ma c'è una sintesi, una cosa. Se il verbale, quando noi facciamo le conferenze di ambiti, registriamo e verbalizziamo. Non so se quando, ma una sa, quando i colleghi fanno gli ambiti, no, non so se le posizioni. No, dico, ma una sintesi. Questo ha detto questo. Cioè, siamo passati da. La questione che diceva il collega di collega lì, cioè lo scoreale, cosa annunzia, cioè queste cose dove le leggiamo? Queste cose che diceva, le cose gravi che diceva il collega. Cioè fuori di orta, già, è fatto bene, ma la voglio leggere. Sì, ma non la tengo. Ascolta. Pubblicamente. Allora, solo questo. Per favore, chiariamoci una volta e per tutti. Solo questo, Salvatore. Io quello che posso fornire sono le carte dei processi amministrativi. Poi queste carte hanno un luogo di genesi. Ok. Se nel momento in cui si sono generate non hanno fatto sì che fosse ricostruibile il discorso che è alla base della proposta che mi viene trasmessa, io questo non lo so. Ma quello che c'è? Io ho le proposte. Ma quello che c'è? Ho le proposte. Ma a me basta quello che c'è. Va bene, d'accordo. Quello che c'è? Fatemi allora, ragazzi, se c'è. Relativo all'ambito, scusami se intendete, se il tuo ambito non è capace di comunicare a voi stessi quello che fa, non c'entra l'amministrazione, non lo puoi chiedere qua. Dobbiamo fare un appuntamento per
quanto riguarda la questione sollevata dal collega Panarini, dobbiamo fare un appuntamento e vederci un attimo negli uffici, vediamo quando sarà possibile, per cui i colleghi dell'ambito si trattengono un attimo. Per quanto riguarda poi le altre scuole, Genovesi e... andiamo a sanare, no? Fermo restando che potrebbe non essere il referente che sia scelto comunque all'interno, può anche essere a rotazione se riesce a garantire la possibilità, però sicuramente io vorrei presentarmi, mi presenterò a settembre alla Franzese con questa proposta di anno, questa punta. Bravo. Io al dopo lo chiarirò nella lettera. Salvatore, che riuscite a fare in funzione questa qua, l'immagine che avete fatto, sta dicendo che farai un'altra volta questa che l'amministrazione lì già e che noi abbiamo fatto, e questa qua che noi abbiamo detto, questa è quella che avete mandato, e perciò stiamo andando. Poi c'è soltanto la ratifica, poi ci sta il problema del panariello e di là e basta, e ce lo risolviamo. Infatti la prima non può essere più. Ho conosciuto Carlo. Nel lontano...